Mister Bruno Trimboli e Andrea Criaco, allora il microfono per commentare questa partita. Abbiamo una squadra di ragazzi che quasi nessuno ha giocato mai a 11, 2004-2005, siamo inesperti, però l'importante è che i ragazzi capiscono il metodo del calcio, come si devono muovere. È un lavoro da fare, per troppo impegnativo, però è bello, perché i ragazzi, no, come ripeto, non hanno mai giocato a calcio a 11 e mi stanno dando soddisfazioni. Eppure per un'ora è rimasto in partita il bianco, Andrea Criaco, sì, vecchia conoscenza dei campi, sì, di gioco. Grazie, sì, ma però non è il nostro obiettivo di andare a vincere, perché quest'anno l'abbiamo fatto per la prima volta, perché come sapete il bianco sta facendo un progetto di andare prima in promozione e poi fare tutto il settore giovanile. Quest'anno abbiamo partito con l'allieve, faremo i giovanissimi, faremo tutte le categorie che ci competono, e vi dico che per quest'anno è così così, gli altri anni che verranno saremo ancora sempre più come si dice, attrezzate noi per fare meglio. Questo è il primo anno che abbiamo fatto l'allieve e ci fa piacere che le abbiamo fatte, perché queste ragazze hanno bisogno solo di giocare. L'importante è fare socialità, fare aggregazione, assicurare un ambiente sereno a portata del ragazzo. Certamente, sì, certamente per i ragazzi, di divertirsi e di conoscere altri ragazzi. Comunque, come diceva Criaco, piano piano sicuramente miglioreremo. Per conquistare l'esperienza e la competenza ci vuole tempo. E certo, è normale che ci vuole tempo, ci vuole lavoro sul campo, e piano piano i risultati arriveranno. Mister Pasquale Menniti, 7-2, troppa grazia Sant'Antonio. Sì, secondo me, oltre il risultato che è ampio, per quanto riguarda la prestazione non sono affatto contento della prestazione dei miei, perché rispetto alle partite precedenti c'è stata un'involuzione dal punto di vista del gioco. Io non so a che cosa è dovuto, magari alla giornata, magari ci siamo adeguati al ritmo dell'avversario, però fatto sta che oggi la prestazione non mi è, tranne qualcuno, gli altri siamo stati sottotono. E io ripeto sempre ai ragazzi che ogni partita va affrontata col piglio giusto, perché partite facili in nessun tipo di campionato, partendo dagli amatoriali per finire alla Serie A, partite facili non ce ne sono, quindi se tu non entri col piglio giusto e con l'aggressività giusta e con la cattiveria agonistica giusta, poi incappi in queste prestazioni qua. Non c'è capro espiatorio delle connessioni atmosferiche o alibi della pioggia? Assolutamente, io alibi non ne ho mai trovati. L'unica cosa che ho detto ai ragazzi già da adesso, va bene il risultato, abbiamo ottenuto 3 punti, però da lunedì ci concentriamo, al posto di fare 3 allenamenti ne facciamo 4, perché ce n'è bisogno. Il campionato regionale è un campionato abbastanza difficile, dove ci sono delle squadre attrezzate, e quindi se non sei organizzato e se non hai voglia di aggredire e di vincere la partita fin dall'inizio, poi ripeto, incappi in queste prestazioni. Ed è un peccato, perché nelle 3 partite precedenti la mia squadra ha giocato un calcio pulito, palla a terra, si sono viste delle belle cose, e ripeto, io oggi non la riconosco la mia squadra oggi. La scuola calcio del Borgo Greganico Meridese è impegnata a tutti i livelli, tra under, prima squadra in prima categoria, girone di Calabria, allievi e cose, compagnia bella, sta dando buoni risultati. Assolutamente, maestro, ecco, mi hai fatto un assist, perché questa parentesi altrimenti l'avrei aperta io. Siamo stati fortunati, io e i ragazzi, a capitare in un ambiente stupendo, dove non ci manca nulla. E io devo ringraziare, perché spesso e volentieri i protagonisti sono i giocatori, che sono loro a decidere le partite. Però va detto e sottolineato anche quello che c'è al di fuori, vale a dire, partendo dal mister Cormagi con tutto fare, passando per Nuccio, Paolo Ricordari, il signor Macheda. È una società pulita, dove si fa del calcio sano,
c'è il rispetto dei ruoli, che è una cosa fondamentale, il rispetto dei ruoli è una cosa fondamentale in una società, e ci mettono sempre nelle condizioni di fare bene. Io dico ai ragazzi che la prima squadra deve essere da traino per noi, che la prima squadra è sotto gli occhi di tutti i risultati che sta ottenendo, ma li sta ottenendo oltre che per il fatto... è una squadra dotata a livello atletico, a livello fisico, a livello tecnico, però ottiene i risultati perché è riuscita a diventare un gruppo, ad essere squadra, e quando sei squadra poi viene tutto più facile. Si sviluppano bene il dialogo, il rispetto delle regole, il confronto delle idee. Assolutamente, io sono orgoglioso e felice di essere in questa società, che la prima cosa che il mister ha detto all'inizio, il mister e i dirigenti tutti, la prima coppa che dobbiamo vincere è la coppa disciplina. Penso che questa sia una delle frasi più belle che un ragazzo e un mister si possa sentire dire. Porgere l'altra guancia, perché comunque la morale cristiana è la più importante. Assolutamente, la prima cosa non è il risultato o essere ossessionati dalla vittoria, la cosa che più conta è il rispetto delle regole, il rispetto dei compagni e il rispetto dell'avversario. Sono questi i valori che dobbiamo trasferire ai ragazzi.